Dopo il grande successo del primo romanzo Acciaio, vincitore nel 2010 del Campiello Opera Prima e finalista al Premio Strega, Silvia Vallone occupa già i primi posti delle classifiche dei libri più venduti con il suo secondo romanzo, Marina Bellezza. E proprio Silvia Vallone sarà l'ospite del prossimo incontro in programma al Giardino delle Idee. Una storia potente di amore, di sogni, di volontà, di dolore e di speranze, quella di cui sono protagonisti due ventenni, Marina e Andrea, nati e cresciuti nella provincia piemontese, una provincia amata ed odiata, dalla quale si vuole fuggire, come Marina, per volare verso il successo e la notorietà, o restare, come Andrea, per trovare la propria strada in una realtà di crisi e disillusione che sembra non lasciare speranza ai più giovani. Quella di Marina e Andrea è una storia d'amore estrema, di due persone che si completano solo l'uno nell'altra, nonostante le diversità della loro indole e delle loro aspettative, ma è anche una storia di coraggio, quello enorme, di rimanere e trovare, nonostante tutto, nella propria terra e nelle proprie origini, una ragione di vita e di speranza. Doppio appuntamento con Silvia Vallone e il suo Marina Bellezza, sabato 14 dicembre alle ore 11:30, la scrittrice incontrerà infatti gli studenti del liceo scientifico presso l'aula magna dello stesso istituto. Consueto incontro con il pubblico del giardino alle ore 17 presso il Museo d'Arte Medievale Moderna di via San Lorentino, come sempre con ingresso libero e gratuito.